Mi metto il casco, vediamo se si accende. Qua stanno facendo tutto il tifo per me. Ah no, non c'è nessuno. Si accenderà? Go, go, go! Sono partito! Si torna a casa! E ogni chilometro mi avvicina sempre di più e mi fa stare più tranquillo. Questo sarà il pieno che mi servirà per arrivare in Valle d'Aosta. Unica sosta è questa, qua la benzina costa 1,76 se in autostrada. E adesso, visto che ormai mi sono fermato e la moto è spenta, allora approfitterò per fare un break e poi vediamo un attimino se si accende e posso ripartire. E niente, io sono qua a sorseggiare questo caffè di merda. Sto provando a uploadare la puntata che vorrei pubblicarvi oggi. Ci riuscirò? Non lo so. L'ho tenuto acceso tutta la notte in hotel ed era arrivato al 90%. Adesso sto andando col mio hotspot personale. Allora, sosta, benzina e cibo fatta. Adesso ho la seconda prova del 9. Se si accende fa zerone, posso rientrare in Italia. Mi mancano 226 chilometri alla Valle d'Aosta. Dovrei farcela con un pieno, non dovrei più fermarmi, vado diretto. Il caldo si inizia a sentire. Allora, per il pedaggio qua in Francia io sto usando il Telepass europeo. Non so se mi verrà calcolato lo sconto moto del 30%, però insomma, già che non devo stare a impazzire con carte, contanti, è già una gran cosa, è comodo. La coda per pagare il traforo del Monte Bianco. Io speravo ci fosse il Telepass, invece no, non è collegato. Mazzarone sta andando, 108.000 km, via. Quanto costa? Invece è la coda per fare il traforo del Monte Bianco verso la Francia. C'è scritto 1 ora e mezza di coda. Ma dove andate che non sanno fare il caffè? Figa, curva! Molto bene, sono arrivato. Adesso devo seguire delle precise istruzioni su dove ci sono le chiavi per entrare, vediamo. Perfetto, caccia al tesoro completata, ecco le chiavi. Ah, sono salvo. Ah, non ci sento più. Mi sembra un quadro di GTA che ho appena sbloccato. La chiave ha funzionato, sono dentro. Ho rovistato nel frigo di Gae e ho trovato anche la birra. Adesso lo aspetto, intanto il Fazer è qui fuori e si godrà probabilmente un weekend qui. E adesso l'ho spento, non l'ho ancora riacceso, quindi non so se si riaccenderà. Non c'è da accanirsi contro il destino. Mi sembro un poeta quando faccio questi monologhi. Per ogni lungo viaggio, ma per ogni viaggio, che sia breve, che sia lungo, ci sono dei rischi, degli imprevisti, c'è la pioggia, le condizioni climatiche,
Ci sono una serie di fattori, anche di cose che dimentichiamo, di accessori, eccetera. Il viaggio perfetto potrebbe esistere, va bene, però partire con l'illusione che possa andare veramente tutto bene senza pensare agli imprevisti è utopico, è da illusi. Quindi quello che è successo può succedere. E non avere lo stesso trattamento in ogni nazione è normale, perché magari in Francia a ridosso di Ferragosto non hanno tempo da perdere. Se solo Yamaha mi avesse detto quando il carattere si è chiamato, va bene, portamela, facciamo un controllo, probabilmente col tester avrebbero appurato, che ne so, che la batteria caricava, però la batteria, non lo so, aveva perso i liquidi, come mi aveva suggerito Julian su Instagram, tiene meno, quindi è da cambiare. Allora, io reduce da quel problema allo statore, ho subito dato la colpa allo statore, perché il suono che sentivo più mi ha dato quell'impressione, però non è detto. Quindi se solo avessero perso 10 minuti analizzando la moto, capire che cosa avesse, e secondo me il viaggio sarebbe potuto anche continuare. Un errore ho fatto questa volta, sicuramente non portarmi il mantenitore di carica che adesso è attaccato sul GSX-R, avrei dovuto attaccarlo alla batteria di qua, in modo tale che nell'evenienza non dovevo chiamare un carattrezzi, cioè quando sentivo già che tentennava, il giorno prima tentennava ad accendersi, nel camping c'era la presa, l'avrei attaccata tutta la notte alla presa. Così al mattino sapevo di avere la batteria sicuramente carica. Farò tesoro anche di questo. Sì, tanti mi avete scritto il phaser è vecchiotto, è ora di sostituirlo. Non sono pienamente d'accordo. Non penso che sia un problema alla batteria che possa dire al phaser di smettiti. Farò dei controlli. Sta di fatto che senza sapere con esattezza cosa ha la moto, è giusto non arrivare in Irlanda. Sarebbe un grande rischio. Pensate, voi arrivate in un'isola, poi la moto non va più, ha un problema talmente bloccante che vi chiedono 3.000 euro per sistemarla. Che fate? Organizzare una spedizione dall'Irlanda via aerea vi costa 3.000 euro. Cosa fate? La regalate a qualcuno o la vendete? Nel momento in cui sai che hai dei problemi, non vai avanti. Ti fermi un attimino, dici come posso risolvere. Il mio ragionamento è stato questo. Ho preferito essere in Italia, in modo tale che se mi si ripresenta questo problema sono a casa e posso gestirmela meglio, anche perché l'assicurazione ha solo un'assistenza gratuita, quindi se mi si fermava di nuovo in Francia avrei pagato, non so, cioè proprio spendevo la mia vacanza in carattrezzi. E questo è quanto. Va bene, ragazzi, se questo video vi ha emozionato, vi ha insegnato qualcosa, qualsiasi cosa, scrivetemelo nei commenti. Se volete dirmi sia un coglione, scrivetelo, non fa niente. Probabilmente YouTube in automatico censurerà i commenti. Se mi volete proprio dire sia un coglione, scrivetemelo in direct message su Instagram. Iscrivetevi al canale e minga top a tutti. Alla prossima.